Siamo qui con Vincenzo Scotti, non ha bisogno certo di presentazioni, siamo all'occasione del premio le ragioni della nuova politica, dell'associazione L'Alba del Terzo Millennio. Durante la premiazione lei ha fatto riferimento alla formazione, perché adesso lei è presidente del Link Campus e credo che in questo momento proprio di crisi, difficoltà del nostro paese, rivolgersi alle nuove generazioni giovani per quanto riguarda proprio l'aspetto della formazione, anche la scuola, l'università, credo che abbia un valore significativo addirittura maggiore. Addirittura lei ha detto che forse la cosa più importante che ha fatto in tutta la sua carriera, lei di cose di grandissimo livello le ha fatte, è stato anche ministro degli interni, beh, forse invece questa è l'esperienza più bella della sua vita dal punto di vista, diciamo, del percorso umano. Certamente, diciamo il cuore della vita di una società è l'educazione, è la formazione e quindi l'università, cioè è pensare alle generazioni future e pensare ad attrezzare i giovani ad affrontare le sfide sempre più difficili di un mondo globale pieno di problemi, di tensioni, di guerre, di scontri, e che cerca una strada. Ora, niente di più che dare ai giovani degli ideali e dei sogni, cioè di pensare di fare delle cose fondamentali, non perdersi dietro i vicoli che non servono, ma guardare in avanti e non scoraggiarsi mai, sapere che l'uomo ha tutte le possibilità di affrontare e vincere le sfide del tempo. Non è vero che queste le sopraffanno. Basta che l'uomo sia attrezzato, preparato, non solo culturalmente, ma anche umanamente e soprattutto con una dimensione etica della vita che è fondamentale. Quindi possiamo avere fiducia? Ma io ho profonda fiducia, perché lo vedo con i giovani nella nostra università. Bisogna rispettarli, bisogna renderli protagonisti, non pensare che l'università e la scuola sia un imbuto che mette nella testa della gente delle cognizioni. No, l'università è fatta per far crescere l'identità personale, la fiducia in se stesso e dargli tutti gli strumenti anche di conoscenza, ma tutti questi sono strumenti, quello che importa poi è la personalità che viene fuori. Quindi attraverso la fiducia anche combattere la rassegnazione. Sì, la fiducia è quella che distrugge la rassegnazione, perché oggi il pericolo maggiore è proprio un paese che si ripiega su se stesso, che ha paura, che sfugge alle sfide, che non tenta mai di guardare oltre il giorno dopo. Invece bisogna guardare oltre il giorno dopo e bisogna avere fiducia. Sapere che abbiamo come uomini tutti i mezzi e tutte le possibilità di vincere le difficoltà. Grazie al presidente Vincenzo Scotti e spero che questo sia un messaggio anche fortemente politico. Beh, le cose vere della vita sono proprio la politica, che è l'arte più bella, ma la politica deve essere questa visione strategica, non amministrazione del corrente. Grazie.